Eccola che ci riprova la nostra campionessa. 210.000 euro. La nostra Sara, che vive a Roma per studiare, lavorare, di là, eccoli là, pure loro studiano, insegnano, lavorano tutto, Samira, Andrea, i nostri qua pronti, voi a casa fate con calma, carta, penna, calamaio, biro, inchiostro, tutto quello che ci avete a mente, telefonini, per prepararvi alla ghigliottina. La cuffia, Sara, non ti chiedo niente, meglio, peggio, degli ieri, dopo parliamo. Adesso ci concentriamo, questo viaggio della sera che precede il TG1, 210.000 euro di eredità. Comincia la ghigliottina. Splendere. Prendere. Prendere. Ghigliottina. Vediamo adesso per te, Sara. Linguaggio. Omaggio. Omaggio. Ghigliottina. Prendere, linguaggio e adesso tema. Crema. Tema. Ghigliottina. Prendere, linguaggio, crema. Ora, aperto, libero. Libero. Ghigliottina. Brava Sara che non molla. Brava. Serve estraneo o serve straniero? Estraneo. Ghigliottina. Brava, brava Sara, che giocherà per 52.500 euro. Le tue parole di questa sera: prendere, linguaggio, crema, libero, estraneo. Da questo istante hai un minuto, Sara, buona fortuna. Dai. Lo sai, Sara, fino all'ultimo istante sai che ci puoi ripensare, puoi cacciare, non che tu lo debba fare, puoi far, che ha scritto subito, non ho visto cosa, ma una folgorazione, un'illuminazione che speriamo porti la campionessa, non dico altro per scaramanzia, ma subito, ha scritto, ha girato. Quando vuoi, Sara, ti puoi levare la cuffia e naturalmente sistemare la parola. E che parola, siamo partiti da 210.000 euro. Ha dimezzato un po', Sara, ma ha anche custodito una cifra importantissima, 52.500 euro. Vado a prepararmi. Hanno cambiato pure inquadrature. Allora, di qua c'è fermento. Le signore sono convinte di averla trovata. Quando pensano al fermento fanno dai e gira, non sta a fare tutta sta... sta melina, dai, dai. Allora, 52.500 euro per Sara che ci riprova la sua seconda ghigliottina. Ieri sera la parola era città, stasera quale sarà? Sempre riferendosi a prendere, da coniugare con linguaggio, con crema, con libero, con estraneo. Tu hai scritto subito, Sara? Sì, sì. Diciamo che mi è venuta l'idea e ho pensato, poi ho ragionato ancora per un po', non me ne è venuta una migliore, quindi
Cioè, hai scritto ma hai continuato a... Sì, no, poi ho detto, chissà, magari sono stata troppo frettolosa, però non credo. Delle cinque, una o un po' tutto l'insieme ti ha dato la parola? E cioè, fino alla fine non sapevo, e poi quando ho visto comparire estraneo mi è arrivata l'illuminazione. Prendere, linguaggio, crema, libero, estraneo. Sara ha scritto... corpo. Sì. Le signore di qua dicono sì, secondo loro. Di qua dicono sbrigate, che ci abbiamo da fa. La parola è sbrigati. Andiamo alla spiegazione, Sara, una spiegazione che ti potrebbe portare a festeggiare 52.500 euro. Allora, parto dal fondo, che è quella che me l'ha fatta venire in mente. Che tutto è... si è acceso con estraneo. Sì, corpo estraneo. Sì. E corpo libero nello sport, diciamo, fare attività a corpo libero, quindi senza attrezzi, senza niente. La crema per il corpo. Con linguaggio ci sto ancora un po', non lo so in realtà benissimo come... Sì. Cioè, so che c'è un'assonanza, ma non so bene metterla insieme. E prendere corpo, quindi prendere sostanza. Questa cosa ha preso corpo, quindi è diventata reale, ecco. E prendere corpo e... Sì. Dice, quasi quasi vado all'eredità, mi iscrivo, vado all'eredità e cerco di vincere, così mi sovvenziono pure gli studi, sto più tranquilla. Perché diciamolo pure, che Sara lavora, pure due lavori mi pare, no, due attività. Sì, sì. Per studiare. Altalenanti, un po' uno e un po' l'altro. Pure altalenanti, però... perché certo, perché puoi stare tranquilla, tranquilla, c'è pure l'altalena. E uno dice, sai che prende corpo questa idea, va dall'eredità, se vinco studio con più tranquillità. E la crema per il corpo, crema per il corpo, che a me è sempre insieme comunque cioccolata e crema, perché da sola la crema, col caffè, perché da sola... Ah, voi dite fuori, ma io pure fuori, e poi quando a quest'ora mozzarella per il corpo, gricia per il corpo, tutto, insalata per il corpo. A corpo libero, la mattina con Andrea ci si vede al parco, ad esempio, per fare degli esercizi di ginnastica a corpo libero. Corpo estraneo, che ne so, nell'occhio il classico bruscolino, dice guarda, sono un corpo estraneo. Certo, sta cosa del linguaggio, sai. Ma in tutti i tuoi studi artistico-culturali, ma la prossemica. Sì, lo sapevo che aveva qualcosa a che fare. Dico con per tutti dire, gli studi, cioè, artistico-culturali, se io adesso, per quello che non mi sono azzardata. Sara, se la parola metti è sbagliata, noi diciamo, mannaggia, ci siamo andati vicini. Cioè, adesso io sono costretto a dirti, Sara, io tanto vorrei dirti che la parola giusta è corpo, ma purtroppo è questo, no? Il corpo che si chiude in se stesso, in un'empatia di dispiacere. Però se uno si apre e dice Sara, prendere corpo, sta prendendo corpo una bellissima, come dire, situazione stasera, la crema per il corpo, il pistacchio per il corpo, quello che pare, cioccolato, frutta, fragola, limone, a corpo libero ci libreremo dopo per festeggiare, credo, un corpo estraneo, e il linguaggio del mio stanco anziano corpo dice che la parola è corpo, e si festeggia. Vieni Sara, di là c'è il linguaggio del corpo della festa. Bravo. Corpo. Bravissima. Di mille balene, come dicono nei film dei pirati. Cin, cin. Samira, Andrea, cin cin, bravissima Sara. Il linguaggio del corpo dice che si fa festa. Brava, 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 brava. Bravissima. Bravissima. Ora gli studi. Con le mani, con i piedi, con il corpo. Ciao, ciao. Noi viva, rimaniamo Sara, a festeggiare. Brava. Sara. Brava! Brava! Guardali! Brava! Buona serata, TG1! TG1, noi rimaniamo a fare festa! Brava!